Signori, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti questa sera così numerosi. Beh, siete sempre numerosi, ma oggi lo siete in maniera particolare. Abbiamo cominciato la scorsa settimana a studiare il quinto degli Shmonah Prakim del Rambam. Abbiamo fatto molti commenti, per cui credo che ci siamo, per quanto riguarda la lettura, credo che ci siamo soffermati soltanto sui primi tre paragrafi, se ben ricordo. E a questo punto riprendiamo un po' il filo del discorso. Cosa dicevamo la scorsa settimana? Il Rambam intitola questo capitolo del modo di far convergere le facoltà dell'anima verso un unico fine. Io sarei dell'idea di... Sì, il tavolo. Chiedo scusa, l'ho interrotto. Dicevo, del modo di far convergere le facoltà dell'anima verso un unico fine. Qual è questo unico fine? Conoscere Kadosh Baruch Hu. Su questo ci siamo soffermati a lungo la scorsa settimana. Il Rambam dice che l'uomo deve indirizzare tutti i suoi atti, la sua attività e il suo riposo e tutte le sue parole verso tale fine, al punto che fra le sue azioni non ve ne sia alcuna inutile, cioè a dire non finalizzata a tale scopo. Così nel mangiare, nel bere, nel dormire, nella sessualità, nella veglia, nell'attività, egli non tenderà che alla salute del corpo, in funzione però della salute dell'anima. In tale prospettiva, lo scopo non dovrà essere unicamente l'appagamento, al punto di scegliere per cibo e per bevanda e analogamente per gli altri suoi comportamenti il più gradevole, ma unicamente ciò che è più utile. Se poi sarà gradevole, tanto meglio. Se sarà sgradevole, poco importa, purché, aggiungo io, sia utile. Su questo mi sembra che ci siamo soffermati molto la scorsa settimana e qui ci siamo interrotti. Oppure, continua il Rambam dicendo, si indirizzerà verso il più gradevole secondo la scienza medica. E qui fa un'osservazione interessante: se per esempio si è perduto l'appetito, si dovrà stimolarlo con cibi appetibili, gradevoli e saporiti. Questo significa evidentemente che non necessariamente si deve percepire ciò che è perseguire ciò che è sgradevole, ma in alcuni casi è opportuno mettere al centro dell'attenzione proprio ciò che è gradevole per stimolare per esempio l'appetito nel caso di una persona che l'abbia perduto. Analogamente, se si è colpiti da ipocondria, si cercherà di debellarla ascoltando canti e diversi tipi di musiche. È molto interessante questo approccio effettivamente del Maimonide. L'ipocondria è una come si può dire, una brutta bestia. Si tratta essenzialmente della azvut, si tratta della tristezza, depressione. La Shekhorah viene anche chiamata la nera. Pensate quanto nella nostra tradizione si insista invece per servire Dio con simcha, con gioia. Questa è una caratteristica forse del paismo rispetto ad altre tradizioni. Mi viene in mente una cosa che mi capita spesso di dire, che i non ebrei hanno imitato due delle tre grandi nostre feste, che sono Pesach e Shavuot. Pesach per noi ovviamente è l'epoca l'epoca della liberazione dell'Egitto. Shavuot, con la quale abbiamo a che fare fra poche settimane, è Zeman Matan Torotenu, l'epoca del dono della nostra Torah. Abbiamo la Pasqua e Pentecoste, ma non abbiamo una imitazione, diciamo così, della festa delle capanne di Sukkot. Quando viene Sukkot, i non ebrei non hanno nessuna festività corrispondente. E cos'è Sukkot? Sukkot è Zeman Simchatel, l'epoca della nostra gioia. Soltanto nella nostra tradizione
La gioia assume un'importanza così forte. Il servizio divino è concepito anche dagli altri, a loro modo evidentemente, ma in maniera totalmente diversa. È un servizio divino maestoso, per carità. Quello che manca probabilmente è la simcha. C'è un versetto che dice nel libro di Bereshit, che dice Ve Yaakov nasa sukkota. Yaakov, quando si separò da Esaù, dove andò? A Sukkot. Sukkot rimane lì, è chiaramente il nome di un luogo, ma per noi diventa la metafora di una festa, del nome di una festa. Sukkot rimane, in quanto Zeman Simchatenu, rimane appannaggio di Yaakov. Noi sappiamo effettivamente quanto la depressione e la demoralizzazione possa portare l'uomo fuori dal mondo. Addirittura commenta uno dei nostri commentatori a proposito dell'incontro fra Yosef e i suoi fratelli. A un certo punto, quando lui si rivela loro e loro erano piuttosto affranti e imbarazzati per quello che era successo, naturalmente, lui dice loro Ve'atta alte azevu ve'alichal be'enechem. Ora voi non rattristatevi e non adiratevi. Il commentatore osserva che la tristezza è la porta dell'ira. La tristezza porta all'ira e all'irascibilità. E già il Rambam si è molte volte soffermato sulla gravità dell'ira. Bisogna stare attenti. Dobbiamo evidentemente combattere la tristezza. Si cercherà quindi di debellarla ascoltando canti e diversi tipi di musiche. Interessante questo aspetto. Mi ricordo un'affermazione, voglio ricordarlo questa sera per nome, del professor Dan Seglesi con Oliver Rado, il quale un giorno, quando studiavamo insieme, mi prese da parte e mi disse: lo sa, la musica è l'unica sensazione fisica di cui noi non siamo mai sazi. La gratificazione alimentare ha un limite. A un certo punto, per quanto ingorda una persona possa essere, nel suo stomaco oltre un certo limite non si va e deve smettere di mangiare. Altre forme di gratificazione fisica hanno la stessa regola. Si arriva a un punto di saturazione. L'unica sensazione fisica di cui non si è mai sazi, non si è mai appagati, è la musica. Quanto più se ne ascolta, tanto più se ne ascolterebbe. E quindi non è un caso, evidentemente, che il Rambam insista molto su questo argomento. Non solo, ma dice anche passeggiando per i giardini e in mezzo a edifici maestosi, circondandosi di belle immagini e altre simili cose che rasserenano l'anima e le tolgono l'angoscia dell'ipocondria. Pensate un po', quindi c'è una rivalutazione qui anche in un certo senso delle arti figurative, no? Quando parla di edifici maestosi, parla dell'architettura essenzialmente, le belle immagini, la pittura, e poi tornerà effettivamente su questo argomento. Però aggiunge a questo punto, ma in tutto ciò mirerà alla salute del suo corpo e il fine della salute del suo corpo sarà di conoscere Kadosh Baruch Hu, di conoscere sottinteso Dio. Quindi l'utile, inteso come perseguimento della salute del corpo, deve essere a sua volta messo al servizio di un interesse superiore. Qual è questo interesse superiore? Che il nostro corpo funzioni bene affinché funzioni ancora meglio la nostra anima, che percepisce lo scopo per cui l'uomo è stato creato nella sua visione, ed è la conoscenza di Kadosh Baruch Hu. È chiaro che tutto tende, secondo il Rambam, verso questo fine. D'altronde, un corpo inappagato o triste non può arrivare evidentemente a questo livello. Analogamente, continua il testo, allorché si affaticherà per l'acquisizione di beni, scopo del loro accumulo sarà quello di impiegarli per fini elevati, per la conservazione del suo corpo
e per la prosecuzione della sua esistenza, affinché possa arrivare a conoscere Dio nella misura in cui è possibile conoscerlo. Che cosa dice qui il Rambam? Il Rambam qui, secondo me, merita di sottolineare due aspetti di questo periodo. Innanzitutto il ruolo che egli attribuisce alla ricchezza. La ricchezza non è necessariamente un male a sua volta. Sappiamo anche in questo come altre religioni la pensino, almeno ufficialmente, in maniera differente. C'è un autore medievale vissuto a Roma nel Medioevo, il cui testo si intitola Ma'alot HaMidot. E Ma'alot HaMidot significa le virtù etiche, e l'espressione è del Rambam. Il Rambam distingue, ricordate, tra Ma'alot HaMidot, virtù etiche, e Ma'alot HaSikhliot, che sono le virtù intellettuali. Nel Ma'alot HaMidot l'autore scrive che la ricchezza costituisce un banco di prova per la persona che ce l'ha, non meno della povertà. È una frase che ovviamente attende di essere spiegata. Noi partiamo dal presupposto, evidentemente, che è soprattutto la povertà ad essere una prova. In realtà, dice questo commentatore, la ricchezza vuole essere un banco di prova, nel senso che Kadosh Baruch Hu la attribuisce a determinate persone per vedere come lo utilizzano. Il Rambam qui, attenzione, la pensa in maniera, esprime un parere diverso, un pensiero diverso rispetto agli altri autori su questo argomento. Normalmente in che cosa consiste la prova della ricchezza? Questa settimana noi leggiamo, se Dio vuole, il quarto capitolo di Pirkei Avot. Nella prima Mishnah, nel primo paragrafo, Ben Zoma parla di determinate virtù, una delle quali è proprio la ricchezza, e domanda: Esehu Ashir, chi è il ricco? Risposta: Assameach Bechelko, colui che è contento della sua parte. Cosa significa questa espressione apparentemente banale? Alcuni commentatori dicono che quando la società è stata creata, Kadosh Baruch Hu aveva assegnato una parte uguale di beni a tutti quanti. Eravamo tutti ricchi uguali. Solo che le regole del mercato sono tali per cui i beni si prestano a essere scambiati. Questo sta nella natura delle cose, giusto? Siamo tutti d'accordo su questo. Altrimenti non esiste una vita di società, e scambiare i beni significa arrivare in breve tempo a una sperequazione. È inevitabile che si creino delle disuguaglianze, perché non tutti i beni vengono scambiati dalle persone nello stesso modo e nella stessa entità, e quindi è gioco forza che si creino delle disparità a un certo punto fra ricchi e poveri, cioè fra persone che tendono ad accumulare a scapito della parte che originariamente era stata assegnata ad altri. A questo punto capiamo il significato dell'espressione di Ben Zoma, Esehu Ashir Assameach Bechelko. Chi è il ricco? Colui che si accontenta della sua parte, nel senso che si rende conto che se è al di sopra della media, probabilmente una parte dei suoi averi non erano originariamente suoi e deve restituirli. Sotto che forma? Sotto forma della Tzedakah. Da qui impariamo che la Tzedakah, lungi dall'essere un atto di carità, è un atto di giustizia nel senso etimologico del termine, e chi si astiene dal dare Tzedakah commette furto. Perché? Perché c'è qualcuno dei cui beni in questo momento si sta approfittando. Non ha importanza capire come si sia arrivati a questa situazione, partiamo dal presupposto che questa situazione ci sia e vada in qualche modo corretta. Questa è l'interpretazione classica del problema. Il Rambam qui dice qualche cosa di diverso. Dice la ricchezza non serve soltanto per aiutare il prossimo, che è certamente uno dei fini più elevati, ma impiegarla per fini elevati, per la conservazione del suo corpo e per la prosecuzione della sua esistenza, affinché possa arrivare a conoscere Dio. Se la ricchezza viene messa al servizio di chi ce l'ha,
ma nella direzione che l'arma indica non è un fatto negativo. Anche questo fa parte evidentemente del sistema. E qual è la finalità? Conoscere Dio nella misura in cui è possibile conoscerlo. E qui mi viene in mente un'altra massima di Pirkei Avot. La massima che dice Lo alecha melacha limor ve'i ata ben chori lipater mimena. Non spetta a te portare a termine l'opera, ma non sei neppure libero di esentartene. Di quale opera si tratta? Secondo il Rambam, della conoscenza di Kadosh Baruch Hu. La conoscenza di Kadosh Baruch Hu è qualcosa probabilmente di inarrivabile, ma questo non ci esenta nello stesso tempo dal cercare di avvicinarsi ad essa nella misura in cui siamo in grado di farlo. E qui mi viene in mente un'altra similitudine, che è quella delle montagne. La Torah è stata data su una montagna, sul monte Sinai. Gerusalemme è costruita intorno al monte Moria. Ci sono dei mari celebri. Sono a preferire le vacanze al mare o le vacanze in montagna? Ma non voglio dare dei giudizi. L'unico mare celebre è il Mar Rosso, che si è spaccato. Invece i grandi momenti, diciamo così, è stato anche teatro di una distruzione, per carità, anche se con tutte le sue giustificazioni, gli egiziani che negati al Mar Rosso sono comunque evidentemente una forma negativa di distruzione. Le grandi rivelazioni sono legate alle montagne. Questo perché? Perché la montagna rappresenta un fine elevato, rappresenta l'elevazione in tutti i sensi. Più in alto si va e meglio si sta, l'aria è più pura e soprattutto si ha un panorama più vasto in tutti i sensi, una visione migliore delle cose. Benissimo. Siamo tutti in grado di arrivare in cima all'Everest? Evidentemente no. Ma questo non esenta nessun alpinista dalla volontà di cercare magari di affrontare delle cime un pochino più abbordabili, e non se ne astiene. Certo, alcuni partono con le valanghe, con le previsioni del tempo avverse, e purtroppo sappiamo cosa è avvenuto in questi giorni. Non si deve evidentemente arrivare a una cosa di questo genere, però a tutti noi, penso, a molti di noi, a molti, fa piacere affrontare una passeggiata in montagna, anche se sappiamo che non arriveremo alla cima, o che non arriveremo alla cima più alta, ci accontenteremo magari di raggiungere delle cime più basse. Lo stesso vale per quanto riguarda la conoscenza di Kadosh Baruch Hu. Anche se sappiamo in partenza che non abbiamo la forza di arrivare fino in cima, con la cima minuscola, non per questo ci esentiamo dal piacere di affrontare magari delle cime più basse o comunque delle passeggiate più abbordabili. A questo proposito mi viene in mente un commentatore che utilizza questa similitudine e dice una cosa interessante che forse avete già sentito, ma la ripeto perché mi piace. Esiste una similitudine fra chi affronta lo studio della Torah e chi affronta un sentiero in montagna. Più in alto si va, meglio si sta, abbiamo detto. C'è però una fondamentale differenza. Qual è la fondamentale differenza? Che quando uno sta per affrontare un sentiero in montagna, alla base del sentiero ci sono relativamente tante persone insieme a lui. Man mano che sale, che cosa succede? Il pubblico intorno a lui si dirada. Magari lui a tornare indietro. Ma diciamo che ha la forza di andare avanti. Una volta che arriva alla cima, molto probabilmente è solo, o se non è solo, ha intorno a sé un numero di persone molto inferiore rispetto a quello che aveva la partenza. Nel caso dello studio della Torah è esattamente il contrario da questo punto di vista. All'inizio del sentiero uno dice io sono solo, chi me lo fa fare? Man mano che uno vince se stesso e trova il coraggio di affrontare il famoso sentiero, man mano che sale troverà sempre più compagni di strada che si aggiungeranno a lui e alla fine, quando arriverà alla vetta, scoprirà di essere parte di un mondo intero. Questa è la forza dello studio della Torah. E da questo punto di vista lo studio della Torah è diverso evidentemente dal
dall'ascensione della montagna. Comunque l'immagine è in ogni caso molto chiara. La conoscenza di Dio è qualcosa che ci stimola, anche se sappiamo che è una mission impossible. Qualcuno mi diceva: una mission impossible è la migliore mission che uno può avere nella vita. Perché? Perché sa in partenza che non arriverà mai al punto di doverci rinunciare. Quando è che uno veramente deve rinunciare a qualche cosa? Una volta che l'ha conseguito. Una volta che ha conseguito il risultato, è il momento di dover pensare ad altro. In questo caso, proprio perché è una mission impossible, penseremo ad essa tutta la vita e ci sforzeremo evidentemente di fare del nostro meglio. E questo è quello che il Rambam ci raccomanda in questo caso. Torniamo al testo. Da questo punto di vista, la medicina ha una straordinaria importanza nel processo di acquisizione delle virtù, nella conoscenza di Dio e nel raggiungimento della vera felicità, talché il suo studio e il suo esercizio costituiscono l'occupazione più difficile fra tutte quelle esistenti. Nelle università israeliane la medicina è la facoltà che richiede lo psicometrico più alto. Non come il mestiere del tessitore e quello del falegname, poiché è mediante essa, infatti, che noi possiamo disciplinare le nostre azioni, talché divengano azioni umane che conducono alle virtù e alla verità. Parole veramente molto elevate che credo che non richiedano ulteriore commento. Se un uomo, infatti, è capace di mangiare un cibo gradevole al palato, dal buon profumo e appetibile ma dannoso, forse al punto da provocare una malattia grave o addirittura la morte, ebbene quest'uomo e l'animale sono identica cosa, giacché il suo non è il modo di procedere di un uomo in quanto uomo, ma il modo di procedere di un uomo in quanto animale bruto, simile alle bestie che periscono. Non che gli uomini non periscano, evidentemente. Qui il riferimento è un versetto che ci vuol far capire che gli animali, da un certo punto di vista, sono considerati già morti, anche in vita, nel senso che non hanno quel livello di vitalità che dovrebbe essere proprio dell'essere umano. E se l'essere umano si comporta come gli animali, anche lui evidentemente discende a un... rinuncia al proprio livello. Qual è il livello degli animali, secondo il Maimonide qui? Il fatto di andare alla ricerca solo di ciò che è gradevole, trascurando l'utile. Egli invece agirà umanamente se si ciberà esclusivamente di cose giovevoli, cioè utili, anche se dovrà talvolta tralasciare ciò che è gradevole e cibarsi del non gradevole, nel caso ciò sia utile. Ecco un modo di agire conforme alla ragione, attraverso cui l'uomo si distingue delle sue azioni dagli altri esseri viventi. Come si dice in ebraico animale, lo sapete? Chaya, ma gli animali domestici si chiamano? Behema. Behema, bet-hei, mem-hei, può essere scomposto in ba-ma. In essa che cosa c'è? Ba-ma, in essa che cosa c'è? E analogamente, se qualcuno si darà ai piaceri sensuali ogni qualvolta ne sentirà il desiderio, senza preoccuparsi se ciò gli è dannoso o giovevole, tale sua condotta assomiglierà a quella di un animale e non a quella di un uomo. Nel quarto capitolo dell'Ilchot Deot, nel Mishneh Torah, il Rambam ci dà tutta una serie di prescrizioni di carattere dietologico che sono di assoluto interesse non solo per i dietisti e i farmacisti, ma verosimilmente per tutti noi. Certo, la sua esperienza di medico evidentemente gioca qui un ruolo fondamentale. Che cosa distingue qui il Rambam? Il Rambam distingue fra il Arev e il Mo'il, fra ciò che è piacevole e ciò che è utile o giovevole. Ma attenzione, il Rambam, approfondendo qui quello che abbiamo già detto nelle fasi introduttive del capitolo, aggiunge che c'è un terzo livello. Il livello più basso è quello della piacevolezza, la ricerca del piacere. Il livello medio è la ricerca dell'utile, come
abbiamo detto, tuttavia, se il suo comportamento fosse sempre finalizzato verso ciò che è utile, come abbiamo spiegato, ma il suo fine fosse esclusivamente la salute del corpo e la sua preservazione dalle malattie, questo non sarebbe ancora un comportamento virtuoso. Poiché, se uno preferisce il piacere della salute, un altro potrà preferire il piacere del cibo o della sensualità, ma essi in realtà non indirizzano le loro azioni verso un fine vero. Qui se la prende persino con coloro che mettono la salute sullo stesso piano degli altri piaceri della vita. Attenzione, la salute, scrive Rambam paradossalmente, non è ancora un fine utile, il perseguimento della salute, a meno che non lo mettiamo al servizio di qualche cosa di ancora superiore. Persino il perseguimento della salute fisica non può essere fine a se stesso. Invece, l'unico atteggiamento giusto è quello di eleggere a fine di tutte le azioni la salute del corpo e il prolungamento dell'esistenza in perfetto stato, in modo che gli strumenti delle facoltà dell'anima, cioè gli organi del corpo, rimangano sempre integri. Solo così l'anima potrà realizzare senza rallentamenti le virtù etiche, le ma'alot amidot, e le virtù intellettuali, le ma'alot asimliot. Lo scopo quindi della salute del corpo deve essere, in una parola, la salute dell'anima. Ed è ciò che il Rambam considera il bene, il Tov, che è il terzo livello. Quindi ricapitoliamo, il livello più basso delle scelte dell'uomo è rappresentato dall'Arev, da ciò che è piacevole e che lo accomuna tendenzialmente agli animali. Al di sopra di questo, se l'uomo sa elevarsi, percepisce il Mo'il, ciò che è utile o giovevole, ma neanche questo è il livello più alto. Il livello più alto non è l'utile fisico, bensì il Tov, cioè ciò che è intrinsecamente buono, cioè ciò che riguarda il buon funzionamento dell'anima. Continua il testo. Di tutto ciò che imparerà dalle discipline e dalle scienze e che sia utile a tal fine, non è il caso di parlare, perché evidentemente il beneficio è ovvio. Qui che cosa, a cosa ci introduce il Rambam? All'importanza di studiare e di conoscere le scienze. Il Torah Madà, uno dei motti della Yeshiva University di New York, la conoscenza della scienza accanto a quella della Torah, oppure secondo un'interpretazione di un'altra massima dei Pirkei Avot, la fe Torah in Derech Eretz, è buona la Torah se accompagnata col Derech Eretz, è una delle interpretazioni di questa espressione che significa letteralmente via della terra, è la conoscenza delle scienze. Dice, su questo il Rambam scrive, non è il caso di parlare, perché sappiamo benissimo che sono cose fondamentali, senza conoscere queste cose non possiamo capire tutto questo discorso. Quello che però è interessante è, di ciò invece, continua il testo, che non rappresenta un'utilità a tal fine, come ad esempio le proposizioni algebriche, i trattati sulle sezioni coniche, le conoscenze tecniche, la maggior parte dei problemi di geometria e di meccanica e molte altre cose analoghe, se ne serva per rendere acuto l'intelletto e per esercitare la forza intellettuale nei processi dimostrativi, affinché possa acquisire la capacità di distinguere il ragionamento dimostrativo, il sillogismo aristotelico verosimilmente, da qualsiasi altro, in modo da giungere attraverso questa strada alla conoscenza della vera esistenza di Dio. Prima, quando parlava di scienze il cui valore è ovvio, si riferiva evidentemente alle scienze naturali e alla matematica, e alla, non alla matematica, alla medicina, scusate, alle scienze naturali e alla medicina. Qui parla invece della matematica e della logica. La logica è considerata evidentemente una scienza esatta a sua volta. Dice, anche queste, anche queste discipline hanno un'importanza fondamentale per rendere acuto l'intelletto.
La matematica ha questa funzione. Apparentemente è una scienza astratta che non ha un diretto collegamento con la realtà, eppure, se non altro, è una disciplina per la mente. Noi sappiamo effettivamente, noi ancora oggi siamo abituati a, a dire questo, insomma, a pensare in questo modo, effettivamente. Io penso che lo studio del Talmud sia ancora superiore in realtà allo studio della matematica e allo studio della grammatica latina, come qualcun altro diceva. Per quale motivo? Per una ragione molto semplice: che mentre la matematica e la grammatica delle lingue antiche ci pongono di fronte ad un solo tipo di logica e scatano tutti gli altri, lo studio approfondito del Talmud ci insegna a porci di fronte a logiche diverse, ciascuna conseguente in se stessa, e soltanto dopo che le avremo approfondite tutte possiamo scegliere quella che riteniamo migliore. Lo studio del Talmud ha questa virtù di metterci di fronte a interpretazioni diverse della norma o in alcuni casi della realtà, ciascuna delle quali è logica e chiusa in se stessa, e noi non possiamo scegliere finché non abbiamo capito tutte quante le logiche. E questo è un ragionamento molto superiore, perché chiaramente ci fa vedere determinate sfaccettature che nel sapere occidentale sono legate invece ad un unico tipo di logica che scarta tutte le altre a priori. In realtà potrebbe non essere così semplice la questione, insomma. Per cui ci è capitato anche di vedere dei ragionamenti talmudici sotto il prisma di commentatori diversi o anche all'interno dello stesso brano talmudico posizioni diverse, ciascuna delle quali ha la sua logica. Poi dobbiamo scegliere quella che fra virgolette ci piace di più, ma questa è soltanto una cosa successiva. Noi intanto dobbiamo cercare di comprendere il ragionamento di ciascuno per quello che è. Questo sicuramente è un, come si dice, è un esercizio. Ok, tutto ruota quindi, guardate come questo fine ultimo dell'esistenza, la conoscenza di Dio, rappresenta per il Maimonide effettivamente il massimo livello. Prima di andare avanti voglio richiamare le parole iniziali del secondo paragrafo. Egli deve indirizzare tutti i suoi atti, la sua attività e il suo riposo e tutte le sue parole verso tale fine. È il tema che viene adesso ripreso in con maggiore dettaglio: l'importanza della parola. Le mitzvot si dividono in tre categorie: ci sono le mitzvot legate alla mente, ci sono le mitzvot legate alla parola, pensate alla tefillà, allo studio, e poi la stragrande maggioranza è legata all'azione. Ma la parola ha nella nostra tradizione un significato particolare. La parola si esercita attraverso gli stessi canali che ci servono per nutrirci materialmente, attraverso la bocca, e quindi esiste evidentemente un collegamento fra la materia e la spiritualità. La parola rappresenta evidentemente qualcosa di superiore, qualcosa di legato in qualche modo alla spiritualità, tant'è vero che la parola è legata al respiro, il respiro è legato alla trachea, mentre ciò che esce dalla trachea, e ciò che entra, i beni materiali, passano attraverso l'esofago. Ora che cosa succede? Succede che se entra dell'aria nell'esofago potremmo avere un po' di, come si può dire, un po' di aerofagia, ma non corriamo nessun rischio. Se invece il cibo materiale entra nella trachea, evidentemente corriamo dei grossi pericoli. Questo che cosa significa? Che la spiritualità illumina la materia, ma bisogna stare attenti a non far sì che la materia contamini la spiritualità nella sua sede. Quindi c'è un'osservazione di questo genere da fare. Torniamo al tema della,
della parola, prima di affrontarlo qui. Dovete sapere che fra le differenze che ci sono fra il pensiero occidentale e il pensiero ebraico vi è la definizione dell'essere umano. Già un pochino abbiamo accennato prima questo discorso a proposito degli animali. Secondo il pensiero occidentale, in che cosa si contraddistingue l'uomo rispetto agli animali? Razionalità, cioè nella sua capacità di pensare e di concepire concetti astratti. Sapete qual è la differenza fra l'uomo e l'animale nella tradizione nostra? A proposito del versetto relativo alla creazione dell'uomo, nei primi capitoli di Bereshit, dove è scritto Vayhi ha'adam lenefesh chaya, e l'uomo divenne un'anima vivente, il Targum aramaico, il Targum onkelos, dice, traduce Ruach Chaya come Ruach Memallela, cioè come spirito parlante. Quello che per noi è rilevante nell'uomo rispetto agli animali è la capacità di comunicare. Attenzione, non che gli animali non emettano versi che siano comprensivi ai loro simili, ma è un livello di comunicazione presumibilmente molto più superficiale rispetto alla comunicazione che l'uomo può avere. E questo spiega, ci pensavo, una particolarità del diritto ebraico sulla quale vale la pena probabilmente di soffermarsi. Nel diritto ebraico ci sono tre categorie di persone che sono esenti dalle mitzvot. Per quale motivo sono esenti dalle mitzvot? Perché non hanno da'at. Cosa vuol dire da'at? Normalmente traduciamo da'at con conoscenza, sapienza, esattamente. Sapete quali sono queste tre categorie? Le prendo dalla fine. Il katan, no, il katan, il minore. Sì, nel suo caso è un difetto che si corregge col tempo. Nel senso che a un certo punto arriva a 13-12 anni, eccetera, eccetera, e il da'at ce l'ha. Andando lì dietro, il shoté. Il shoté è quello che è un po' fuori di segno. Non entro adesso nelle definizioni che del shoté si danno. Sostanzialmente la persona che è priva di senno e quindi non ha, come in Qatar, la capacità di assumersi delle responsabilità. E questo è il motivo che lo fa essere esente dalle mitzvot in generale. Qual è la prima categoria? Io sono andato a ritorno. No, lo schiavo ebreo ha le mitzvot come tutti gli altri. Lo schiavo cananeo ha lo stesso obbligo delle donne, ma adesso non entro in questa discussione. No, il cheresh. Chi è il cheresh? Il sordo muto. Il sordo muto è messo nel diritto ebraico sullo stesso piano della persona prima di senno e del minorenne. Può avere tutto il da'at che ha questa persona, ma non essendo in grado di comunicare, parlo del sordo muto, cioè della persona che non è in grado né di esprimersi né di recepire le espressioni degli altri. Attenzione, non parlo di chi è solo sordo o di chi è solo muto, parlo del sordo muto. Secondo il diritto ebraico, il sordo muto è considerato una persona incapace di assumersi delle responsabilità. Perché la vera responsabilità nel diritto ebraico è nella capacità di comunicare e di mettersi in relazione con gli altri. Aggiungo, per non lasciare dubbi scomodi su questo argomento, che oggi con i metodi di scuola, eccetera, eccetera, in gran parte questo problema alachico sul profilo concreto è superato. Però è interessante qui, non tanto vedere gli aspetti pratici della questione, quanto la definizione che se ne dà. Cioè la capacità di comunicare è, nel nostro pensiero, centrale, non meno di quanto lo sia la razionalità per gli greci. Questo è notevole. E da qui noi capiamo qual è l'importanza, evidentemente, dell'uso della parola. Commentando una massima di Pirkei Avot, nel primo capitolo, il Maimonide dice che ci sono cinque modalità di discorso diverse. Il livello più alto è il discorso di mitzvah. Cosa vuol dire il discorso di mitzvah?
lo studio e la tefillà, quei casi nei quali la Torah ci comanda di esprimerci con determinate parole. Il livello subito più basso è il discorso razzui, il discorso che è opportuno, ma non oggetto di obbligo. Per esempio, parlare bene delle persone di cui si deve parlare bene, in maniera tale da fornire e divulgare l'esempio agli altri. Questa non è una mitzvah, però è opportuno impostare quei discorsi che servono evidentemente a coltivare l'etica e la moralità e a diffondere i valori. Al di sotto di questo c'è il discorso mutar, che è semplicemente permesso. Cosa vuol dire? Parnassà, tutto quello che è necessario dire per il nostro sostentamento. Se abbiamo una malattia di cui ci lamentiamo, se dobbiamo compiere un affare, sostentamento in tutti i sensi. La, diciamo così, la costituzione della persona. Poi c'è il livello più basso, che è il penultimo livello, che è il discorso nimas, il discorso da rigettare, e sono, dice Rambam, i dvarim betelim, le chiacchiere inutili, che sono ipso facto negative. Cioè quel discorso che non è proibito, però non porta a nessuna utilità, non è una mitzvah, non porta alla coltivazione dei valori e non porta neanche alla coltivazione della nostra persona in termini di salute o di sostentamento economico, e quindi va evidentemente evitato, accantonato. Le famose chiacchiere, no? E poi il livello più basso è il dibur assur, quello che è proibito effettivamente nella Torah, come per esempio la lesionara, la maldicenza, le contumelie, le offese e quant'altro, quello che la Torah effettivamente proibisce. Cito sempre con i miei allievi una frase di cui non ricordo l'autore, ma che ritengo comunque molto efficace, che diceva: il Kadosh Baruch Hu ha dato a noi un numero limitato di parole da usare nella nostra vita. Dovete sapere che anche la nostra capacità di linguaggio, secondo questa idea, è soggetta a un budget. Cosa significa questo? Che se noi un bel giorno arriviamo a superare questo tetto, finito! Qual è il problema? Che noi questo tetto non lo conosciamo. E quindi, osserva questo signore, e diceva, bisogna stare attenti a non sprecare parole sostanzialmente. E quindi a limitare evidentemente tutto quello che è verbo inutile, e non diciamo addirittura il verbo proibito, insomma, evidentemente. Scrive il Rambam a questo proposito: anche in tutti i suoi discorsi l'uomo prediliga ciò che può arrecargli giovamento o evitargli danno all'anima e al corpo, parlando dell'apprendimento della virtù, in lode della virtù o di un uomo virtuoso, contro il vizio e il malvagio, dato che la condanna dei viziosi e il vituperio del loro ricordo, se sono espressi allo scopo di farli apparire vituperevoli agli occhi degli uomini, onde questi ne ricavino in ammaestramento e non ne imitino le opere, costituiscono un dovere e un'azione meritoria. Qui si riferisce al secondo livello del linguaggio, cioè al dibur razzui, al tipo di espressione opportuna. Cioè non soltanto parlare bene delle parole persone in cui si vuole parlare bene, ma anche in alcuni casi può essere opportuno parlare male delle persone, dei malvagi, in maniera tale che il loro esempio non venga seguito. Quindi non è, ci possono essere, bisogna stare molto attenti a questo, perché è molto facile cadere a questo punto nella lezione là. Diciamo che è un'arma a disposizione di persone particolarmente esperte, non evidentemente a disposizione di tutti. E a questo proposito aggiunge: tu ben comprendi che quello che disse Dio, non fate come viene fatto nella terra d'Egitto in cui avete dimorato, non fate come viene fatto nella terra di Canaan sulla quale vi sto conducendo, e non seguite le loro leggi, che sono versetti della parasha di Yochanan,
che abbiamo letto la scorsa settimana, apparentemente qui è Dio stesso a parlare male degli egiziani e dei cananei, che sono evidentemente esempi di cattivo comportamento, gli uni verso l'idolatria, gli altri verso l'immoralità, oppure il racconto della vicenda degli abitanti di Sodoma. E tutto ciò che nella Bibbia è narrato a condanna degli uomini portatori di storture e di difetti e a vituperio del loro ricordo, nonché a lode degli uomini giusti e della loro nobiltà morale, non ha altro scopo, come dicevo, che quello di indurre gli uomini a percorrere la via degli uni e ad allontanarsi dalla via degli altri. E se l'uomo perseguirà tale obiettivo, finirà per divenire parco in azioni e in parole. Che ora abbiamo fatto? 25. Leggiamo soltanto il primo paragrafo della pagina successiva e la prossima volta, se di nuovo, la finiamo. Colui infatti che perseguirà un tale obiettivo non si sentirà spinto a decorare con oro le pareti o ad applicare frange dorate agli abiti, se non nella misura in cui tale operazione è suscettibile di rinfrancare la sua anima in modo da guarirla o da liberarla da una malattia, affinché, ritornata brillante e pura, possa recepire le conoscenze conformemente a quanto è stato affermato: una bella casa, una bella moglie, belli oggetti, un letto ben sistemato, si addicono agli studiosi della Torah, dilatano l'intelligenza dell'uomo, e ciò perché l'anima si affatica e il pensiero si ottunde a seguito di un'attenzione troppo prolungata sopra soggetti ardui. Su questo argomento credo che però ritorneremo, a Dio piacendo, la prossima settimana. Grazie a tutti. Fra tre settimane, perché è giusto, perché le prossime due settimane, se ti vuole, sarò in un altro continente e tornerò giovedì 18 prima di Shavuot, e quindi a questo punto ci prepareremo per Shavuot e poi continueremo, Dio piacendo, le nostre lezioni. Grazie a tutti.